Allora, buongiorno a mister Fabrizio Benigni. Oggi amaro nel finale della partita contro la Valle del Peschiera. 1-1 è il risultato finale. Avete trovato una marcatura quantomeno dubbia, diciamo così, che avrebbe regalato i 3 punti nel finale al Riano. Non ripartirei da questo episodio, ripartirei dalla partita. Come è andata innanzitutto? La partita in generale è stata una partita tirata, è stata una partita dove ecco, si poteva risolvere giusto con qualche episodio perché loro una squadra molto ben messa in campo e anche con qualche modifica rispetto a quello che ci aspettavamo, però è stata una partita tosta, diciamo loro inizialmente erano molto, molto coperti, molto chiusi. La difficoltà era nel sbloccarla, l'abbiamo sbloccata e paradossalmente lì invece abbiamo iniziato a trovare un po' di difficoltà. Loro sono stati bravi sempre a rimanere in partita sull'1-0 finché poi c'è stato a 10 minuti alla fine l'episodio sfortunato del nostro autogol. Sul resto, su quello che hai detto dell'episodio dubbio, per me non è dubbio, ci stanno le immagini vostre che lo testimoniano, un difensore del Valle del Peschiera ha rinviato addosso a un difensore del Valle del Peschiera e il nostro attaccante stava da solo davanti al portiere, ha segnato e ci sono le immagini che lo testimoniano, quindi ci stanno pochi dubbi, cioè, ma ce ne eravamo accorti anche noi in diretta, solo l'arbitro con gli assistenti se ne sono accorti e questo a 20 secondi alla fine purtroppo ci hanno tolto 2 punti senza girarci troppo intorno. Ci sarà modo di rivedere le immagini e di valutare poi bene la situazione. Comunque Riano oggi trova un punto che probabilmente sta un pochino stretto vista la prestazione. Salite a 7 in classifica, comunque sono 10 gol segnati in 4 giornate. Forse c'è qualcosa da rivedere però sulla fase difensiva? Sicuramente, anche se oggi veramente è stata una deviazione beffarda quella con la quale Valle del Peschiera ci ha fatto l'1-1. Purtroppo nel calcio ci sta, però insomma, secondo me oggi avevamo vinto. Concordo, e allora ci diamo appuntamento alla prossima giornata quando Grazie. Riano in trasferta affronterà la Viterbese. Grazie, buona domenica. Altrettanto.